Ciao Bunnies, October finalmente si è svegliato, ragazzi. Andiamo subito a vedere i mercati perché potrebbe essere partito sul finale del mese questo October e continuare per tutto novembre e tutto dicembre. Andiamolo a vedere meglio. Andiamo subito a vedere i mercati, ragazzi. Come vedete, Bitcoin quasi più 4% sta attaccando il suo ATH che è intorno ai verso i 73.000 dollari. Quindi, ragazzi, questo October sembrerebbe partito in ritardo, ma partito. Vediamo anche Solana più 2%, Doge più 13% che sta per far partire la meme season, ragazzi. È quasi pronto il video. Ve l'avevo promesso e quindi uscirà. Non so se qui o sul canale rosso, ma uscirà. Continuate a seguirmi. Qui vediamo invece il mercato anche appunto del 4% è salito, più 120%, rivedete in alto invece per i volumi, ragazzi, e Fear and Greed, avidità di mercato al 60%. Quindi siamo, gli elementi ci sono belli ricchi per questo October. E infatti, ragazzi, eccolo qui il grafico di Bitcoin. Stiamo andando ad attaccare il vecchio ATH. Chissà se ci riusciremo oggi o nei prossimi giorni. Ma andiamo a vedere perché c'è stata questa accelerazione di Bitcoin. Innanzitutto, ragazzi, quella notizia che abbiamo dato ieri, Microsoft ha dichiarato l'intenzione di valutare la possibilità di investire in Bitcoin. Come sappiamo, BlackRock, uno degli azionisti di Microsoft, eccolo qui, ha proposto appunto agli azionisti di investire su Bitcoin, il che aumenta la possibilità a favore di questa iniziativa, perché ricordiamo che BlackRock ha il 7%. Altra notiziona bullish, ragazzi, riguarda la Pennsylvania, lo stato americano, che ha approvato una legge sui diritti di Bitcoin che tutela il diritto alla self-custody di Bitcoin e ne consente l'uso come metodo di pagamento. Quindi un primo stato americano che davvero ufficialmente difende Bitcoin, il diritto alla custodia di Bitcoin e lo utilizza come metodo di pagamento. In più, ragazzi, nonostante le voci, dobbiamo dire che Tesla non ha venduto nessuno dei suoi 11.000 Bitcoin, pari circa 780 milioni di dollari, quindi anche questa, nonostante le voci contrarie, è una voce bullish. Altro elemento bullish, ragazzi, riguarda il taglio dei tassi da parte della Fed, tra cui il CEO di Bank of America, che si aspetta un taglio di 50 punti base per il 2024 e altri 4 tagli di 25 punti base nel 2025. Infine, ragazzi, l'open interest di BTC è salito ad un nuovo massimo storico di 40,89 miliardi di dollari, supportando appunto questo rally che sta per iniziare. E infine da segnalare, ragazzi, che mentre Bitcoin superava la soglia dei 70.000 dollari, ci sono state soltanto, anzi, meno di 170.000 dollari di liquidazione, il che ci suggerisce il sentiment del mercato altamente rialzista e quindi bullish. Ieri, tra l'altro, questo è il token grass, questo è il suo grafico perché ieri è stato lanciato e come vedete, in realtà non è stato dumpato, anzi sta pampando sopra il dollaro. Quindi anche qui ottimo airdrop che abbiamo recepito. E per rimanere a tema bullish, ragazzi, andiamo a vedere questa notizia. Bitcoin si sta avvicinando ai 72.000 dollari. Secondo alcuni svariati analisti, il prezzo dell'asset addirittura potrebbe superare i 100.000 dollari già entro la fine del 2025. Che cosa ne pensate voi? Siete rialzisti? Pensate che stanno per tornare invece gli orsi, i bearish? Fatemelo sapere qui nei commenti. Noi ci vediamo domani, ragazzi. Il video è quasi pronto sulle meme. E a domani. Ciao, Bunnies.